È un piacere quasi onanistico, certo. Ma credo che sia poi una cosa... Intanto è un piacere, ma si dimentica, c'è tanta retorica sulla lettura, il far leggere, il piacere di leggere, bla 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 bla. Sì, è anche una fatica a leggere, attenzione, perché comunque devi metterti lì, trovare il tempo, trovare lo spazio, trovare il silenzio, trovare la concentrazione, ed è talmente vero da essere banale che siamo tutti un po' bombardati, no? Perché leggi, intanto controlli Facebook e c'è qualcosa, insomma, di diverso rispetto alle generazioni precedenti. Per cui è un piacere, ma anche una simpatica fatica, insomma, no? Altre cose sono molto più liquide, insomma, nel loro fruirsi, non so se si può dire, ma l'ho detto. E naturalmente nella narrativa tutta, dal telefilm al romanzo, c'è quel motore proprio umano, primario, basico, che è il seguire una storia, quelle poi che dal bambino in su ci muove, no? Perché comunque la curiosità di sapere come sta andando, ecco, di seguire una cosa nel tempo è una delle pulsioni fondamentali, se Dio vuole. Non c'è solo la paura, non c'è solo la diffidenza, non c'è solo l'avarizia, quelle, insomma, cose che sembrano un po' dominare il clima pubblico oggi, no? No, ci sono anche cose più semplici, insomma, ecco, tipo questo.